guardandovi negli occhi. Noi questa battaglia possiamo anche perderla, ma non possiamo perdere la faccia. Ma vinciamo! Aspetta, mio cugino. Se si perde, si dà una mano anche a vinto, punto. Io lo dico, spero che lo dicano anche gli altri. A parte Scalfarotto, che non ha chiesto niente, e questa che non esisteva, era una candidata senza volto. Roy ha vinto, Bertinotti ha perso con l'11%. Che ha fatto? Presidente della Camera. Presidente della Camera. Questo lo conoscete. Ha fatto? Ministro della Giustizia. Ha preso meno del 5%, eh? Questo ha preso meno del 5%. Infrastrutture. Ministro Infrastrutture e Trasporti. Quello là solo lo conoscete anche voi, guarda come ride. Sapete perché ride? Perché ha preso il 2% e gli fanno fare il ministro dell'ambiente. Allora, se io perdo, perché se vinciamo vince un noi, ma se perdo perdo io, se io perdo non faccio il ministro, non faccio il sottosegretario, non faccio il parlamentare, non faccio quello che baratta le sue idee con un posto comodo per sé, rimango dove sono. Questa è la serietà della reclamazione. E vorrei che lo dicessero anche gli altri. Dovesse vincere invece Renzi alle primarie, cosa che non è per nulla esclusa, cosa farà? Io temo che a quel punto non c'è più il centro-sinistra. Ma come non c'è più il centro-sinistra? Ma scusami, se vinciamo noi siamo bravi, leali, diamo una mano a chi ha vinto, siamo corretti, ci comportiamo per bene, non fondiamo un nuovo partito, saremo in prima linea e non chiediamo premi di consolazione. E perché se vinco io il centro-sinistra, che cosa sono? Se vinciamo noi, caro Presidente D'Alema, non finisce il centro-sinistra, al massimo finisce la tua carriera parlamentare. Oggi anche il segretario del mio partito, che è uno dei candidati alle primarie, Luigi Bersani, a cui va tutta la mia amicizia, il mio rispetto e la mia stima, perché io non mi candido per parlare male degli altri, io mi candido per parlare bene dell'Italia, che è una cosa un po' diversa, perché è un atteggiamento di stile differente. Oggi anche lui ha posto questo tema dicendo: senza le radici non ci sono le foglie nuove. Quando noi intendiamo parlare di rottamazione, vogliamo dire che se tu sei stato qualcosa come 20 anni in Parlamento e hai contribuito allo sfacelo che abbiamo davanti, non puoi essere oggi quello che si prenota come colui il quale continua a diventare la situazione. È questo il punto centrale. Io faccio sempre un esempio, pensate voi a come eravate 25 anni fa. Belli, chi l'ha detto belli? Lei si chiama? Stanzione ha detto noi eravamo belli, se non fosse in campagna elettorale potrei dire è bello anche adesso, però non lo faccio perché c'è un limite a tutto, anche alla decenza, insomma. No, per l'uomo ma diciamo, ognuno c'ha i suoi gusti. Allora dicevo, 25 anni fa, io ricordo me, la mia famiglia, e parlo dai piccoli episodi personali. Io ricordo mio papà, mio padre, mio babbo, come diciamo noi, che faceva il rappresentante di utensili di legno proprio in questa zona, in Campania e in Puglia. Io mi ricordo quando veniva e portava le mozzarelle in quei contenitori di polistirolo che arrivava. Ed era un momento bello, era anche bello perché era il ritorno di papà a casa dopo 5 giorni, dal lunedì al venerdì, in cui era stato fuori. Ma mi ricordo un particolare insignificante per i più, anche per noi, che è il fatto che mia mamma mi impediva al pomeriggio di usare il telefono di casa. Perché? Perché papà doveva telefonare e non c'erano i cellulari, non c'erano i navigatori, non c'erano le radio che dicevano quanto ritardo aveva, non c'era, c'era un altro mondo, banale. Mio papà si fermava all'autogrill, tirava fuori i gettoni e chiamava a casa per dire tornerò tra. C'è un mondo totalmente altro rispetto ad allora. E c'è un mondo totalmente altro non solo nelle piccole cose per cui oggi basta un SMS per sapere dove siamo, ma anche nelle grandi questioni. Io faccio fatica a raccontare a mio figlio che c'erano 2 Germanie e una sola Jugoslavia. Lui, che impara la geografia come tanti di noi dai giochi olimpici, non può pensare che ci fosse una sola Jugoslavia, basta vedere il torneo di palla al nuoto per rendersi conto. Sono cose che
sembrano banali e piccole, lo sono per come ve le sto raccontando, non vi sto facendo l'analisi sociologica di un cambiamento universale, vi sto dicendo che il mondo intorno a voi è cambiato. Ed è cambiata anche la politica, perché chi era nella DC, DC, PP, PD, Margherita, Margherita PD, PC, PDS, DS, PD, i socialisti, volete fare l'esempio? Eravate gli ulivi, avete preso gli ulivi, le querce, i garofani, le margherite, avete deforestato mezzo paese, ma siete sempre con gli stessi leader di prima, con le stesse facce di prima, con gli stessi volti di prima. Allora lo dico con amicizia al segretario Bersani: caro segretario, è vero che senza radici non ci sono foglie nuove, e noi non vogliamo mettere in discussione le radici, noi pensiamo però che ci siano dei rami secchi che vanno potati se vogliamo tornare a far germogliare le germi in questo paese. Vogliamo cambiare? Bene, iniziamo col dire che quel referendum che aveva detto no al finanziamento pubblico ai partiti lo prendiamo sul serio, non è accettabile avere finanziamento pubblico ai partiti. Perché concettualmente è anche comprensibile il finanziamento pubblico ai partiti. A me piace fare lo sforzo di ascoltare le ragioni dell'altro. Chi dice, ma come? Come fai? Come fai a non capire che ci vuole anche il finanziamento pubblico per fare politica? Sì, ma io lo capirei se non ci fossero stati i Lusi nella Margherita, i Belsito nella Lega, gli scandali del Lazio con il Batman, quello che accade in Lombardia. Non è pensabile che oggi i soldi del finanziamento pubblico ai partiti finiscano nelle case private nella sostanziale impunità, quando il governo taglia i fondi al sociale e quando i comuni negli ultimi 6 anni hanno visto l'abbattimento del fondo per la non autosufficienza, del fondo per la disabilità. È non credibile che una classe politica che non prende sul serio questo ragionamento. Bisogna essere coerenti. Allora, noi abbiamo detto: questi sono i denari che stiamo ricevendo, ci sono nomi e cognomi di chi dà soldi. È bellissimo il fatto che 2/3 dei cittadini diano meno di 10 euro. Cioè, bellissimo. Se ci date 100 euro non è che vi querelliamo, dovrei essere chiaro, ma è il concetto. Cioè che c'è una disponibilità delle persone, perché ci si rende conto che questa non è la partita di Matteo Renzi. Questa è la partita di una comunità che si rimette in gioco. Ed è interessantissimo che ci sia la trasparenza totale, anzi io dico quanto sarebbe bello e importante che tutte le fatture fossero online. Le fatture del Comune di Firenze lo sono già, perché il potere più forte di controllo non ce l'ha la Corte dei Conti, il potere più forte di controllo ce l'hanno i cittadini, che controllano su internet, che controllano in modo trasparente. Quanto sarebbe bello che il mio partito per primo e anche gli altri mettessero online tutte le fatture degli ultimi 3 anni, così si vede dove sono andati i soldi, in modo trasparente, pulito. Ecco, potrei proseguire per una giornata, ma ve la risparmio questa parte. La rottamazione è cambiare le facce, ma è soprattutto cambiare lo stile di governo, lo stile dell'azione, lo stile del lavoro. Signora Solidarno, dopo se vuole. Allora, qual è il concetto che vorrei affrontare insieme a voi oggi? Abbiamo capito che tu vuoi rottamare. Grazie, c'è chiaro. Però quali sono le idee su cui vi lanciate per domani? Perché non vorrete mica soltanto venire a dire che è rottamazione, rottamazione, rottamazione. Come si fa a tornare alla terra e a investire sui prodotti tipici? Ecco che quei soldi europei sulle infrastrutture, sulla politica agricola comunitaria, sugli asili nido, lo dico nella regione, mi spiace dirlo, che è la regione messa peggio in Italia per asili nido. Il tema degli asili nido porta con sé tutto il resto, porta con sé la questione educativa per un bambino. Educare, che cosa grande, portare via, strappare, creare una libertà. Io voglio anche dirvi qui in questa terra che provo una certa emozione, perché per il mio cammino educativo, non all'asilo nido ma al liceo e poi all'università, è stato determinante per me, giovane scout, un sacerdote che si chiamava Don Perpediano, e che noi abbiamo un articolo 1 della Costituzione, ve lo ricordate,
che dice la Repubblica Italiana è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Non è fondata sul lavoro, è affondata sulla rendita di posizione, di sempre i soliti noti che vengono tutelati e difesi, mentre ci sono i cinquantenni che sono tagliati fuori e licenziati di cui nessuno parla, i precari che sono costretti a portare i loro sogni lontano da qui, e i soliti noti che invece continuano a imprevisare, anche perché c'è un diritto del lavoro. Quanto sarebbe interessante potermi approfondire e parlare, vi chiedo di continuare a farlo se avete voglia, che ha 2100 articoli. Rottamiamo anche queste cose qui, anziché avere 40-50 articoli chiari, comprensibili, leggibili, magari traducibili in inglese per una società che vuole venire a investire. No, noi abbiamo 2100 articoli, 12 riviste specializzate in diritto del lavoro. Quanto è fondamentale recuperare quei soldi, lo dico a Caserta, in un luogo dove quella reggia esprime bellezza ed esprime rabbia per il fatto di essere valorizzata molto meno di quanto potrebbe e dovrebbe. Quanto sarebbe bello riuscire a ripartire dalla cultura davvero. Io sono il sindaco di una piccola e povera città, voi che ci volete fare? Noi abbiamo fatto il Rinascimento, loro invece hanno fatto la Duna, e allora hanno diritto di fare la bellezza. Quello che mi sembra fondamentale dirvi è che oggi noi abbiamo una classe politica che per 10 anni si è disinteressata delle due categorie che sono la spina dorsale del paese. Da un lato le famiglie. Signori, se io prendo 1100 euro netti al mese, se li prendo, e ho due figli, negli ultimi 10 anni sono passato da una situazione di sostanziale ceto medio. Guadagnavo 2 milioni di lire, avevo due figli, me la sfangavo alla grande, me la sfangavo. Con 1100 euro e aumenti in questi 10 anni, è sul sito internet matteorenzi.it, con aumenti medi tra il 40 e il 50%, non me la sfango più. Acqua, benzina, assicurazioni, tariffe, luce, vogliamo parlare di questioni reali. Scusate se non vi parlo delle alleanze, ma io parlerei dell'alleanza con la gente che non riesce ad arrivare in fondo. Allora, noi proponiamo non soltanto una task force sull'evasione che troverete sul sito, no, noi proponiamo una task force sull'evasione, lo proponiamo perché l'abbiamo fatto quando l'abbiamo fatto il sindaco, perché io le ho ridotte le tasse, io la faccia ce l'ho messa e ho avuto la forza, il coraggio, la fortuna, chiamate come volete, di tagliare l'autobus, ma di tagliare anche l'IRPEF alla gente che ne aveva bisogno. Quindi da questo punto di vista noi quando ci mettiamo la faccia la mettiamo a ragione di una. Io però vorrei dire che se noi prendiamo 100 euro netti e li diamo in tasca a chi guadagna meno di 2000 euro netti al mese, spendiamo 20 miliardi di euro. Nel bilancio dello Stato sono noccioline che noi indichiamo nella nostra proposta dove andare a prendere. I politici hanno dato l'impressione di dire, come diceva Troisi in Non ci resta che piangere, di dire questo, fammi vedere Franco. Come? Ricordati che devi morire! Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, non me lo segno proprio. L'omaggio omogeneo della vostra terra è una battuta, ma serve anche a avviare il discorso verso la conclusione. Signori, in questi anni i politici ci hanno ricordato che dovevamo morire, ma non ci hanno raccontato come volevamo vivere. E allora chi di noi oggi considera le primarie come la grande opportunità per il paese sa che adesso, non domani, che si continua a dire la ruota girerà domani, il congresso, il prossimo anno, la ruota deve girare adesso, non domani. Ecco, chi vuole mettersi in gioco con noi ha tante cose da dire e da dare, ma deve partire dall'idea che il futuro, recuperando legalità, recuperando trasparenza, recuperando innovazione, è un futuro che non dice ricordati che devi morire.
che prova a esprimere una speranza, che prova a esprimere un coraggio. E allora se hai coraggio devi metterti in gioco. Io ve lo dico con il cuore in mano. Per me, a 37 anni, oggi, questa partita è arrivata un po' tra capo e collo. Io avrei volentieri rinviato di qualche anno l'appuntamento con la competizione nazionale, per fatti personali, privati, egoistici. Però arriva un momento in cui, se tu sei serio, guardandoti allo specchio, devi anche dire che la nuova generazione non può continuare a stare nella bambagia di chi, cresciuto con troppo avere, forse ha dimenticato il proprio essere, di chi, quando c'è da fare una battaglia, preferisce fare un convegno sul rinnovamento generazionale, quando c'è da tirare un calcio di rigore preferisce restare in panchina o il telecomando di Sky, quando c'è da metterci la faccia si nasconde dietro il paravento di un politico locale di turno che garantisce la protezione. Ora